Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Vodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Dina ha avuto una vita certo non facile, costellata di dolori e di lutti. La morte della madre quando era ancora una bambina, poi quella del marito e anche addirittura quella di un figlio, per non dimenticare poi la durissima esperienza della vita da immigrante in Germania quando era ancora una giovinetta di 18 anni. Ciononostante stringe stretto nel cuore due ricordi di grande felicità. Il primo, il ricordo della felicità che ha trovato dedicandosi alla famiglia, il suo grande amore. E poi il secondo ricordo, veramente tenerissimo, del suo primo gioco, che poi in definitiva è stato anche l'unico, una bambola costruita con le sue mani utilizzando pezzi di legno, stoffe e paglia trovata per casa, perché il primo gioco, specie se poi è l'unico, così come il primo amore, non si scorda mai. Eravamo una famiglia povera e numerosa. Io mi ero costruito una bambolina con due pezzi di legno incrociati, come braccia e gambe. L'avevo un poco imbottita di paglia e vestita con un pezzo di stoffa. Era l'unico gioco che avevo. Quando la mia mamma tornava dai campi, io e mio fratello le correvamo incontro e lei ci dava un grappolo d'uva che aveva cotto e che teneva sotto il vestito. Ma quando avevo solo 14 anni, purtroppo morì per una broncopolmonite fulminante. Mio marito è stato il grande amore della mia vita, ma anche il mio grande dolore quando è morto. A 18 anni sono andata per 9 mesi a lavorare in Germania con mio padre per guadagnare i soldi per potermi fare il corredo. Ho avuto 3 figli, ma il mio primo è morto alla nascita. Sono dedicata alla famiglia e questa è stata la mia felicità perché era il mio sogno. Lodatori del tempo antico, gli antichi romani chiamavano le persone che non si sanno adattare ai tempi in cui vivono e che rimpiangono viceversa quelli andati, quelli passati, in particolare quelli della loro gioventù, che per definizione sono sempre i più belli. La nostra amica non appartiene a questa categoria. Il suo rimpianto di un tempo passato è molto più semplice, in quanto il suo desiderio è semplicemente quello di avere un po' di compagnia, animo allegro e gioviale come è sempre stato. La mia famiglia era povera, però non ci mancava nulla perché si viveva con il necessario. Eravamo molto uniti, anche se dopo la morte del nonno la famiglia si è un po' disintegrata. Io scappavo per andare a ballare. Ho una sorella e avevo 2 fratelli gemelli. Uno è morto alla nascita,
l'altro qualche anno fa. Ho avuto tante richieste di matrimonio, ma ho ceduto a mio marito solo per la sua insistenza. Mi piacerebbe avere un poco di compagnia, ma non sono più i tempi. Una volta era più bello vivere. L'uso dell'abito bianco in occasione del matrimonio nasce nel 1840, quando la regina Vittoria ne indossò appunto uno di tale colore tutto ornato di merletti. La moda subito si impossessò di questa occasione e divenne una tradizione per le spose indossarlo al momento del matrimonio come simbolo di verginità. Oggi, che i matrimoni sembrano essere passati di moda, anche l'abito bianco spesso viene sostituito con acconciature le più varie, le più diverse, le più estrose. Ho avuto un solo fidanzato, bello e buono, e l'ho sposato. Avevo un abito bianco molto semplice, ma bello, con lo strascico e il velo. Abbiamo fatto un pranzo con parenti e amici e poi, come si usava, abbiamo ballato fino a tardi. Mio marito era un bravo ballerino, io mica tanto. Mio marito aveva 10 anni più di me e mi trattava come una birba, ma con tanto amore. Ho molta nostalgia di lui. Mi aiutava molto anche in casa e ora, al solo pensiero che non c'è più, non posso fare a meno di piangere. Ciò che mi consola però è che grazie a Dio un giorno ci potremo ricongiungere.